Un aeroplano vola grazie alla spinta dei propulsori che lo fanno avanzare nell'aria e alla portanza delle ali che lo sostengono. Il flusso dell'aria è più rapido sopra l'ala che nella parte inferiore. Per questo si crea una differenza di pressione che determina la portanza. Il movimento dell'aereo viene controllato dagli elevatori, dal timone di direzione e dagli alettoni. Gli elevatori controllano l'inclinazione. Quando sono abbassati avviene la picchiata, mentre alzandoli si ottiene la cabrata. Il timone regola invece l'imbardata. Il rollio viene controllato dagli alettoni posti sui bordi delle ali. L'uso combinato del timone e degli alettoni permette l'inclinazione trasversale dell'aereo.